FiFi mi ha inviato questo microfono, il K688, un modello molto simile al K658 che provai un anno fa, ma ci sono tre differenze principali. La prima è che viene rimossa questa rotella per la regolazione del volume di registrazione, o meglio, viene posta sul retro. Questo fa sì che non ci siano dei tocchi involontari e che quindi si vada a cambiare l'impostazione. Il secondo cambiamento, sempre a proposito di regolazioni, riguarda il volume in cuffia, che qui non è controllabile, mentre qui c'è una rotella dedicata. Il terzo aspetto e più importante è che qui abbiamo un ingresso XLR, quindi possiamo connettere questo microfono a registratori professionali, molto comodo quando bisogna controllare più fonti audio contemporaneamente, ma anche dal punto di vista della qualità, qui è nettamente superiore. Ovviamente per chi vuole un funzionamento plug and play c'è la porta USB-C, quindi lo potete connettere al computer o alla console e lui subito funziona. Resta il tasto soft touch per mutare rapidamente il microfono, c'è un'icona retroilluminata che passa da verde a rossa in base al funzionamento ed è l'unica illuminazione presente su questo microfono. Dico l'unica perché, se vi ricordate, il K658 era retroilluminato sia sotto con l'effetto arcobaleno RGB sia sulla rotella. Devo dire, un po' troppo, molto verticale sul gaming, mentre questo si adatta un po' a tutti. Adesso, prima di parlare della qualità audio, parliamo del prezzo, perché è quello che ci fa capire alla fine se è un buon prodotto o meno. Lui lo si trova su Amazon ad 80 euro, ma per tutto il mese di settembre c'è un buono sconto di 15 euro. Vi ricordo di seguire il gruppo Telegram dove metto sempre codici sconto, minimi storici, non perdetevelo ragazzi, link in descrizione. L'audio che avete sentito fino adesso proviene da lui e non è stato minimamente post prodotto, quindi immaginate le potenzialità che può avere con minimo di correzione. Tra l'altro connesso tramite porta USB-C, quindi nemmeno XLR. Buona la gestione dei rumori di fondo, infatti se vado a scrivere sulla tastiera probabilmente sentirete poco, questo perché lui ha un microfono cardioide, quindi unidirezionale, cattura l'audio da questa direzione, infatti probabilmente mi sentirete molto meglio, mentre se parlo di lato sentite come l'audio cambia. Buona anche la corposità che mancava secondo me sul K658, che tendeva ad essere tutto un po' sui medi, sugli alti. Lui veramente può essere definito un microfono da podcast. Eccoci in un contesto professionale, siamo nei set di Boolean e proprio per questo sto utilizzando questo K688 con l'ingresso XLR. Come sentite, la qualità è migliore rispetto alla registrazione avvenuta con l'ingresso USB-C, che era già ottima. Ovviamente questo dipende anche dal registratore che si va a utilizzare, in questo caso sto utilizzando uno Zoom H8 e come vedete da questo dispositivo io posso decidere se mutare il microfono, gestirne il livello di regolazione del volume e quindi quando connetto più microfoni posso avere una regia, cosa che non può avvenire quando non si ha un XLR. Se andate a vedere i miei vecchi video, io utilizzavo un Blue Yeti, un microfono che ancora oggi lo si trova attorno ai 140 euro. Ok, è un'altra tipologia, ok, ha diverse funzionalità, però sono passato FiFine. Perché? Perché mi ci trovo bene, tra l'altro io utilizzo la 6T che è ancora più economico di questo e funziona bene. Insomma, ha questo rapporto design, costruzione, qualità audio che veramente mi ha spinto a passare a loro. E attenzione, non utilizzo loro perché sono sponsorizzato, perché bisogna sempre specificare queste cose. Insomma ragazzi, per chi si vuole buttare nel mondo dello streaming, dei podcast e vuole fare il suo primo investimento, quindi non spendere cifre folli, ma spendere il giusto ed avere un buon prodotto, questo è sicuramente un'ottima opzione. Un saluto.